Allora, non sapendo bene 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 che cosa potrei fare con quei sentieri che devo battere appunto con i Chocobi, mi butto sulle missioni nuove, quindi sulle nuove cose uscite in questa fase. Intanto vedo che il Chocobo lo si può trovare qui. Ho notato che cambia regolarmente la missione che ci regala il Chocobo, anche se la si fallisce, poi passa a una missione differente, quindi diciamo che abbiamo tante possibilità. Ok, allora iniziamo da quella di livello più basso, cioè caccia grossa a massi sostanziosi. I cacciatori partiti in cerca di cibo si sono imbattuti in un branco di bestie enormi nelle tregole di Leyde. Va bene, andiamo. Noto che il Kujata ha due oggetti che ci mancano all'elenco: un oggetto derivato dal bottino e uno dalle mutilazioni, ha dei problemi col fuoco. Poi c'è l'Anak che ha addirittura due oggetti da mutilazione che noi non abbiamo mai visto. Quindi si parte. Livello 60 è alla nostra portata. Provo comunque a chiamare i miei, diciamo, i giocatori veri, con la ricerca rapida. In assenza di loro proverò coi bot. Ah, tra l'altro la zona di attesa è completamente diversa. Beh, non è completamente diversa, è a capo Kaim, semplicemente, ed è normale, ed è giustissimo che non sia più il ponticello che ci porta alla centrale, quindi è assolutamente comprensibile. Avevo notato con piacere, durante la live serale che feci il primo giorno, che se sceglievo Noctis tra i ragazzi per la missione, quella ambientata 10 anni dopo, il gioco mi metteva questo Cactus d'allenamento addirittura nella cripta che c'era nell'isola di Angelgard, quindi assolutamente è stata un po' una sorpresa poter esplorare per la prima volta quella zona. Una location assolutamente inesplorabile, se non con un filmato brevissimo peraltro, durante proprio all'inizio del capitolo 14. Eccomi arrivato, i caricamenti sono ancora folli, assolutamente folli. Beh, si tratta già di un boss, quindi. Beh, lo affronteremo. È di livello 66. Vediamo se. Beh, proverò ad agire con un'arma a base fuoco, visto che è venuto scritto che era inefficace. Vediamo un po'. Le magie un po' di male gli fanno. Però mi hanno subito mandato in crisi. Devo provare a essere abbastanza rapido da creare immediatamente delle parate, quelle che ci consentono di fare. Cavolo, che male mi fa! Ogni volta che abbassa lo zoccolo mi fa un male boia. Io vado di magia a questo punto. Niente, ogni volta che mi tocca mi fa danno. Cioè mi stende. Allora, proviamo con un'altra strategia. Allora, la lancia non è a base fuoco, però mi fa sentire più a mio agio. Forse con loro addirittura potrebbe essere l'ideale qualcosa da distante, per esempio. Riesco a ottenere un aggiramento. Sto tirando le stelline gli fanno ben poco danno, a dire il vero. Però gli fa. Aia! Che roba! Prova a cambiare ulteriormente strategia. Lo provo col ghiaccio. No, gli faccio veramente poco col ghiaccio. Cavolo, che male. Allora, vediamo, io sono in difesa adesso. Però non c'è nessuno che mi attacca. Ok, riproviamo con il nostro amico fuoco. È vulnerabile, ok, perfetto. Possiamo tentare di fargli più male possibile, anche con la magia. Gli faccio 4000 danni con i miei incantesimi, però finisco rapidamente il mana. Ah, io tra l'altro ho guardato quelle che erano i problemi elementali di un nemico, non ho guardato tutti e due, magari ce li hanno diversi. Ecco, mi ha mandato in crisi instant, appena si muove devo fare la parata, vediamo un po'. Ok, il primo se n'è andato, è almeno quello. Ora devo concentrarmi su quell'altro che praticamente è in to. Ah, è arrivata altra gente!
come si spiega sto fatto? Io non me li aspettavo questi. Beh, proviamo un po' a darci col ghiaccio. Beh, questi vengono giù, che è un piacere. Quindi si trigger la loro, il loro arrivo con la morte del primo. Cioè, appena uccidiamo il primo, arriva un po' di un altro pack, un altro gruppo di nemici che sono insensibili al ghiaccio, però tutto sommato gli faccio un male boia lo stesso. Quindi col ghiaccio ne colpisco di più e questo mi porta tutto sommato a un maggior DPS. Comunque li sto ammazzando con la mia lancia rapidamente. Cioè, non capisco il loro ruolo, visto che praticamente sono innocui nei miei confronti. Ho pensato che potessero essere delle fonti di cibo, al limite. Nel senso che se il nemico principale ci uccide e ci troviamo quindi impossibilitati a risorgere perché non abbiamo cibo, queste bestie ci procurano in maniera regolare un po' di carne per poter avere quindi un alimento pronto per poterci risorgere. Ora sto uccidendo l'ultimo, poi mi dedicherò nuovamente al nemico principale. Sto andando sempre con la... mamma mia, però che male, la vedo veramente dura, perché non posso veramente andare sempre col fulmine, cioè ci metto un'infinità di tempo, non ha senso. Però abbiamo preso un palco di Anak per due. Allora, qua sto uccidendo l'ennesimo Anak. Queste creature non sono molto presenti in Comrades. Io non vorrei dire, ma mi sa che non ci sono proprio. Allora, proviamo con le palle di fuoco. No, è troppo distante, provo ad avvicinarmi. Con le palle di fuoco, il mio male un pochino glielo faccio, però finisco il mana troppo in fretta. Aia, aiuto. La lancia gli fa... mamma mia, però non si può andare avanti così. La lancia gli farebbe anche male, ma dopo un nanosecondo mi tira per terra. Ok, è caduto lui. Dobbiamo approfittare di questa situazione unica. Infatti scende velocissimo, un po' come Cato Plebas della missione regolare. Oh, se n'è andato. Ovviamente la telecamera ha impallato mostruosamente dentro una formazione rocciosa. Beh, dai, è andata. Non penso di aver droppato nulla di nuovo, però complessivamente è andata. Non è neanche stata durissima, nel senso che pensavo fosse molto più difficile. Poi, appena reso vulnerabile, quindi abbattuto, è stato uno scherzo. Il mio quantitativo di DPS è stato imbarazzantemente più alto rispetto agli altri, comprensivo anche di Nelly, che era anche di un livello superiore al mio. Ma questo è dovuto alla qualità delle armi che ho. Ok, c'è Monica. Quindi non ci sono sorprese qui. E andiamo a vedere i drop, se c'è qualcosa di interessante. Bon appétit, in francese ce lo dice. Vediamo se passo. No, assolutamente. Lo sperone di Anak. Sconto proiezioni. Riduce il consumo dei... vabbè, nulla di clamoroso. Ragione ultra critica. Incrementa il tasso critico del 20%. Questo non sarebbe neanche male. Da più 9 in forza. Osso della belva è abbastanza comune. No, non abbiamo ottenuto nulla di che. Speravo in qualcosa di un po' più corposo. Bene, la prossima missione è una missione di scorta. E a me la cosa non piace. Anche perché è di livello 70. Mentre io sono ben al di sotto di questo livello. Molto sinceramente, quindi è un tentativo quasi disperato. Me la proverò lo stesso, magari chiederò l'aiuto a compagni reali e nel caso me la proverò anche con i compagni virtuali, però già è difficile di suo, in più è una scorta, quindi mi mette davanti la possibilità di un fallimento, anche se magari io poi alla fine potrei anche farcela. È molto affascinante questo luogo di sera, perché appunto l'estetica sembra quella di un luogo semplicemente al tramonto. Vedo addirittura gli uccelli volare tranquillamente nel cielo e è difficile pensare che questa ambientazione sia legata a Comrades e non al gioco principale. Ho trovato un compagno di livello 55,
Quindi un pochino meglio di me, ma ben al di sotto delle richieste della missione, che appunto è di livello 70. In realtà, controllando le schede dei nemici, mi sono accorto che soltanto il boss è di livello 72, mentre tutti gli altri nemici girano al di sotto del livello 40. Quindi è facile che ci sia una prima parte molto semplice e poi uno scontro finale davvero tosto. Questo, tra l'altro, potrebbe farmi perdere anche tempo, quindi magari perdo una decina di minuti per arrivare al boss e poi perderò col boss. Comunque, queste sono le regole del gioco e non si può aggirarle. Eccoci arrivati. Allora, dov'è che siamo? Ah, siamo nel secondo villaggio dopo Amred, che è quello che si visita subito dopo Amred nella storia principale, mi pare di intuire, che è sulla strada per andare a Galdin. Se ho sentito il suono dell'auto che dobbiamo difendere. Ah, eccola là. Questi sono già di livello 50, quindi già prima avevo detto una fesseria. Pensavo che ci fossero nemici ben più scarsi. Comunque, questi vengono giù abbastanza bene. Ora bisogna pensare agli altri. Con i miei attacchi ghiaccio riesco quantomeno forse a rallentarli. È strano il sistema di targeting, ogni tanto colpisco, poi finita la combo va a cercare un altro nemico invece di finire quello che stavo picchiando. Comunque, abbiamo fatto fuori tutti, 10 su 10. Il furgoncino nuovo mi pare, non mi ricordo averlo mai visto questo furgoncino rosso. Ci porta avanti, intanto vedo anche quello che è successo a questa zona. Stiamo andando verso Amered. Stiamo proprio andando lì. Questa missione si chiama La Via della Speranza, mi pare. Ok, ecco dei nemici. Sono dei mesmerize di livello 33. Sono ampiamente alla mia portata. Però dovremmo aver sostenuto benissimo questo assalto. Anche perché i mostri, mi sa che di loro iniziativa non tirano al furgone. Se i loro colpi intercettano il furgone, gli fanno danno, ma nulla di più. Non è che lo vanno a cercare, o almeno prediligono il combattimento con i nostri alleati o con noi piuttosto. Oh, laggiù ci sono altri nemici volanti. Quello potrebbe essere un piccolo problema. Ci sono anche degli smilodonti. Allora, perché si è fermato? Ah, perché gli vuole dare una speronata a lui col furgone. Beh, non è una cattiva idea. Beh, per ora è tutto in ordine, cioè stiamo mantenendo molto bene la situazione, devo ammettere. I problemi arriveranno dopo, questo mi dà molto fastidio perché apparentemente è semplice la missione per poi avere un ostacolo allucinante dopo e questo è davvero fastidioso. Non ho controllato le abilità del mio compagno, quello umano, non virtuale. Magari è un mostro di capacità, non me ne sono reso conto. Ok, l'ho preso al volo, stavolta con una proiezione, questo volatile. Risaliamo, mi pare. Ah no, ne arriva un altro. Ok, beccato. Bisogna intercettarli in volo alcuni nemici, perché appunto rimangono abbastanza distanti. Non andiamo verso Amered, ci spostiamo. Ci spostiamo in una zona. Dobbiamo distruggere le scatole. Ma questa è una novità. E anche questo non è male. Mi piace questa idea. Ecco là un altro gruppetto di amici. Provo a raggiungerli prima del furgone stesso. Giusto per evitare problematiche al suo arrivo. Cerco già di sfoltirli o comunque magari di attirare la loro attenzione. Ecco che sono entrato in vista. Chi è che mi attacca da così lontano? Nessuno. Ah, era il Caudafilo. Ok, vado di ghiaccio. La magia gelo secondo me rimane la migliore in questi combattimenti perché appunto colpendo ad aria, se si ha veramente un ottimo potere magico, si riesce a far fuori tutti i nemici in brevissimo tempo. Invece contro i boss bisogna agire secondo me in una maniera
assolutamente diversa, perché appunto l'attacco d'aria è poco incisivo. Quello che servirebbe sarebbe un ottimo attacco a single target. Ecco, siamo arrivati in vista di quella casupola dove avevamo salvato Dave nel primo capitolo del gioco, da un assalto di smilodonti impazziti. In tempi recenti questa zona è diventata teatro di una pista per la regalia, quella che va sullo sterrato. Ecco, arrivare il Bandersnatch. Si tratta di un nemico davvero potente, quindi io cercherò di colpirlo con la katana, quella che fa danni da fuoco, perché appunto mi ero reso conto che aveva qualche problemino proprio col fuoco. Attaccando alla debita distanza forse riusciamo a tenerlo ben distante dal nostro furgone. No, invece. Ah, dai, vieni qua. Oh, è vulnerabile. Bisogna dargli dentro. Più che si può. È tornato vulnerabile subito. Si vede che il nostro compagno umano ha capito qual è la sua debolezza e la sta utilizzando senza farsi nessun tipo di remora. L'abbiamo già portato sotto la metà, sarebbe veramente eccezionale riuscire a batterlo così facilmente. Con la lancia gli faccio danno? Gliene faccio abbastanza? La lancia sì. Ero andato con la katana di fuoco speranzoso, invece con la lancia riesco a fargli molto più danno, ma si sta avvicinando pericolosissimamente all'auto. L'obiettivo è in pericolo, però dovremmo farcela vedendo con che velocità scende. Ok, ce l'abbiamo fatta. Un artiglio di drago. Il mio personaggio è rimasto accappottato. Ok, sono riuscito a tornare in piedi. E vengo investito dal furgone. Non riesco a prendere il cuore sanguinante. Niente. Rimarrà qua per sempre. Nessuno di noi riesce a prenderlo. Vabbè. Amen. Eccoci arrivati alle ricompense. Speravo. Sì, sono passato il livello 53. Ah, artiglio di drago. Incrementa i danni 20% quando i nemici sono pochi intorno. Ma che cavolo di abilità strana è? Mascella primitiva incrementa la capacità offensiva tramite la magia di recupero. Piumetta, piuma affilata, corno mesmerize, il resto mi sembra tutto regolare. Comunque, proseguiamo.